Cominciamo ad allungare bene la schiena. Cominciamo a concentrarci sul nostro respiro. Prendiamo il consapevole del respiro e inspirando allunghiamo bene tutta la zona lombare, dorsale, cervicale. E da qua portiamo le mani in Namaskar Mudra davanti alla Natachatra. Inspirando insieme. Alla prossima espirazione ritorno in quadrupedia.
può impedire. Inspirando da qua, incurvo la schiena e guardo verso l'alto, inspiro ed espirando ritorno di nuovo in Adho Mukha. Sistema la postura, rimani in attivazione con le tue braccia, le tue cosce, l'obelico e il mento a torace. Cerca di portare sempre attenzione al tuo respiro. Ritorni in quadrupedia in posizione mento e da qua inspirando curvo la schiena, guardo su, mi allungo, mi apro ed espirando ritorno di nuovo in Adho Mukha Svanasana. Sistemo bene la postura, allineo bene il mio corpo, attivo mani, cosce, mento, obelico, Uddiyana. Respira sempre in modo profondo e naturale e se vuoi sempre dal naso, a meno che non abbia dei problemi, se no respiro pure dalla bocca, cercando di tenerla leggermente socchiusa. Alla prossima espirazione, ginocchia a terra, quadrupedia, fronte parallela al pavimento, da qui inspiro, mi allungo, mi apro occupando la schiena. Ed espirando ritorno in Adho Mukha Svanasana, prendendo il controllo del proprio corpo e del proprio respiro. Spingi con forza le tue mani, mento a torace, spina profondamente. Prossima ispirazione, ritorno di nuovo in quadrupedia, posizione neutra, inspirando in curvo la schiena, guardo verso l'alto ed espirando ritorno per l'ultima volta in Adho Mukha Svanasana. Sistemo bene la postura, le braccia cominciano a scaldarsi, le spalle, il mento, la torace e respiro profondamente. Inspira.
Inspirando, ritorniamo, inghiottita Chaturanga Dandasana, parallela al pavimento, sistema la postura, pranica, limite delle mani sono ben aperte, polpastrelle che ascoltano bene il tappetino. Alla prossima ispirazione di nuovo, Adho Mukha Svanasana, spingi, quasi tutte queste posizioni fanno benissimo la colonna vertebrale, l'articolazione delle spalle, rinforzano tutto il corpo. Di nuovo, inspiro, Uttita Chaturanga Dandasana, parallela al pavimento. Respira profondamente. Espirando di nuovo, Adho Mukha Svanasana. Tieni la postura, ricordati di attivare le cosce, il mento va al torace, il pennico viene portato verso la colonna vertebrale. Da qui, alla prossima ispirazione, vado con le ginocchia a terra, unisco gli alluci, distendo, mi allungo, scendo, rilasso le braccia nella posizione finale. Tieni la postura, abbandonandoti completamente, ascolta bene le tue braccia, le tue spalle. Da questa posizione sistema bene gli avambracci a terra. Da qui tenendo gli avambracci a terra, sollevo gli utei e rotolo sulla fontanella inspirando. Inspiro, tieni la postura. Ed espirando, scendo di nuovo in Govinda Balasana, rilassa i piedi e le braccia pure rilassate. Andiamo a lavorare bene sulla distensione e l'elasticità della nostra colonna vertebrale del tratto cervicale. Inspira, sugli utei, rotoli sulla frontanella e sistemi la postura. Espira, discendi di nuovo in Govinda Balasana. Quando scendi, abbandonati completamente. Ancora inspira, rotola sulla fontanella. Questa è la posizione di Sastrangasana. Stiamo lavorando in maniera dinamica per scaldare il nostro corpo. Ed espirando scendo di nuovo, abbandono le braccia, abbandono la testa, abbandono tutto il corpo completamente. Lo ripetiamo l'ultima volta, inspiro, Sastrangasana e tengo la posizione. Anche in questa posizione cerco sempre di attivare il piano bando, portando l'ombelico verso la colonna vertebrale. Ti ricordo che quello è il tuo baricentro, la tua forza. Espirando, scendo e mi abbandono di nuovo in Govinda Balasana. Sistema la postura, ascolta bene il tuo corpo che si abbandona e si rilassa. Qua, inspirando, ritorno in quadrupedia, fronte parallela, posizione neutra. Da qui gli alluci sono uniti, le ginocchia vanno quasi all'estremo del tappetino. Poi le mani spingono con forza, cerco di portare i glutei verso i talloni, appoggio la guancia sinistra a terra e nella posizione di Mahasana mi abbandono completamente. Cerca di portare attenzione al tratto cervicale, cerca di abbandonarti il più possibile nella posizione, lascia che il bacino si apra, il
modo tranquillo e rilassato. Lascia andare, respira. Lascia che il tuo respiro curvi il tuo corpo. Se hai dei pensieri, lasciali scorrere come i titoli di coda di un film. Puoi preferire dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto. E ti abbandoni completamente rilassato. Poi per portare l'equilibrio al tratto cervicale, ora portiamo la guancia destra a terra e mi abbandono completamente di nuovo nella postura di Mahasana. Mi rilasso, respiro profondamente. Abbandonati completamente. Questa postura porto in posizione il mento a terra e guardo in avanti per alcuni istanti. Alla prossima ispirazione le mani sono ben appoggiate a terra, ritorno dolcemente in quadrupedia, unisco le ginocchia, distendo i piedi e da questa posizione mi protendo in avanti, vado in avanti dolcemente, piego i gomiti e appoggio tutto il mio corpo a terra, porto le mani una sopra l'altra a cuscino, appoggio la fronte, lascio che i talloni vadano esterno e gli arnici rimangono uniti. Rimani in qualche attimo in posizione di abbandono, senza attivare i piedi. Lascio andare e respira profondamente. Prepariamo per la posizione di Makarasana, unisco i talloni, stringo i glutei, le mani spingono una forte contro l'altra, distendo le braccia, guardo in avanti, le spalle scendono verso il basso, lo sguardo in avanti, poi chiudo gli occhi e tieni i glutei attivi, le gambe strette una all'altra, talloni uniti, respiro profondo. Cerca di sentire il tuo corpo che si apre, porta giù le spalle per favore, lo sguardo in avanti ma con gli occhi chiusi, non occupare il tratto cervicale. Respira e tieni la postura, cerca di resistere, qualche secondo ancora. Apro gli occhi, espirando appoggio l'addome, la bocca dello stomaco, il torace, cambio incrocio delle mani e posiziono la fronte sul dorso della mano. Gli arnici sono uniti, i talloni vanno all'esterno e ti abbandono completamente nella postura. Lasciati sempre andare. E abbandona il corpo e la mente. Ripetiamo la postura con le mani in modo diverso come l'avevamo già posizionato. Talloni uniti, glutei stretti, spingi con forza le tue mani. Guardi in avanti, abbassa le spalle, torace in fuori, mento protreso in avanti e gli occhi si chiudono. E concentrati di nuovo sulla tua postura, respirando profondamente. Attiva bene i glutei, i talloni sono uniti, respira.
attività profondamente, è una posizione attiva, quindi concentrati sulle tue attivazioni. E respira. Profondità nella tua postura, nella tua asana.
nella posizione completa di Sasangasana. Espirando, scendi dolcemente con controllo e ti appoggi a terra completamente, lasciati andare. Ora, per favore, riporta le braccia in avanti, distese, in Kumbhaka Balasana. Riattiva bene il tuo corpo, riattiva bene le tue braccia. Da qui, inspirando, vai in quadrupedia nella posizione neutra ed espirando, come fatto prima, vai in avanti, piega i gomiti e ti appoggi a terra. Questa volta apri le braccia a te, porti la guancia destra a terra. Le braccia si allungano, le dita sono aperte, piega le tue ginocchia. E ora, espirando, porti i tuoi piedi verso destra, alzando il fianco sinistro. Il piede sinistro deve spingere con forza il piede destro, nella posizione di Durgasana, le braccia ben aperte, come se volessi accogliere tutto il mondo. Il piede destro è aperto, il fianco sinistro è sollevato. Qui si fa una piccola torsione della zona lombare. Respira profondamente. Lascia che la torsione entri dentro di te delicatamente. Respira e lasciati andare. È solo il piede sinistro che è attivo, che spinge con forza giù il piede destro. Tieni la postura per alcuni respiri. Ora, inspirando dinamicamente, torni al centro, guancia sinistra a terra, ed espirando, porti i tuoi piedini verso sinistra, alzando il fianco destro. Il piede destro ora è attivo, che spinge giù il piede sinistro con forza. Gli occhi si chiudono, il corpo si abbandona profondamente. Chiudi gli occhi e abbandoni nella posizione della madre Durgasana. Accogli la terra dentro di te, accogli questa postura ascoltando la piccola torsione nella zona lombare. Inspiro, torno al centro, distendo le gambe, posiziono il mento a terra, guardo in avanti, faccio scivolare le mani di fianco al torace, spingendo con forza, mi sollevo, apro il torace ed espirando, ritorno. In Balasana con le braccia, lungo il corpo, dorso delle mani a terra, lasciati completamente andare nella postura. Rilassa le tue spalle, espira profondamente. Dolcemente da qui, inspirando, andiamo a sederci in ginocchio.
Da qui scivoliamo lentamente sul gluteo sinistro. Portiamo la mano destra sulla caviglia destra, il gomito destro va leggermente all'esterno, porto il braccio sinistro verso l'alto in allungamento. Espirando vado prima il laterale destro disteso, poi da qui apro il torace verso sinistra e guardo verso il soffitto. Nella posizione chiudo gli occhi. Se sento tensione nella cervicale, rilasso pure la testa senza problemi. Mi allungo, mi distendo, chiudo gli occhi e tengo attiva la posizione, distendendo bene il braccio sinistro. Rimango in ascolto del mio respiro. Questa posizione, questa piccola sequenza che faremo, è una sequenza che fa molto bene per l'intestino pilo. Quindi andremo a lavorare sul colon ascendente, discendente e il retto sinistro. Allungati, stenditi, ascolti e respira. Ispirazione e ritorno con la mano a terra. Da questa posizione inspiro, torno al centro ed espiro, ruoto e vado sul fianco destro. Gluteo destro a terra, mano sinistra prende la caviglia sinistra, porto il braccio destro verso l'alto, prima mi allungo, espirando vado in laterale sinistro ed espirando apro il torace verso l'alto. E anche qui su tensione, guardo giù, ma mi raccomando, il braccio destro è ben disteso e allungato. Dovete sentire bene l'allungamento di tutto il fianco destro. Respiro, mi allungo e rimango. Respiro, apro, respiro. In allungamento, io respiro. Prossima ispirazione, ritorni dolcemente, porti le mani a terra, ti vai a risedere in ginocchio. Da qui per favore gli alluci sono uniti, le ginocchia si aprono leggermente. Il pollice entra all'interno della mano destra, della mano destra e della mano sinistra. Chiudi i pugni, stringili con forza, porta le mani al centro in basso dell'addome, verso il basso. Inspiro, apro il torace ed espiro, scendo lentamente con controllo. Appoggio la fronte a terra. I pugni dovrebbero essere in basso, al centro dell'addome, dove parte il sigma. Le spalle si rilassano, lasciati completamente andare. Se senti leggermente dolore, vuol dire che hai l'intestino un po' infiammato. Di che continua, respira, abbandonati, lascia che i pugni entrino dentro nell'addome, dolcemente, se senti battere il tuo cuore, è tutto normale.
faccio un movimento con il pensiero e sembra tutto normale. Se non lo senti, è normale lo stesso. Non apportate mai giudizio nella vostra pratica di yoga. Alla prossima respirazione, ritorno rilassando la testa. Vado in posizione retta, sgancio, porto le mani avanti, intreccio le dita, porto i palmi delle mani avanti, lo sguardo delle mani. Inspirando sollevo le mani, sollevo lo sguardo e mi spingo verso l'alto, ruotando le spalle all'esterno. Distenditi e allungati su verso l'alto. Da questa posizione, inspirando, vai leggermente indietro, fuori il torace. Ed espirando, ritorni, porti le mani sulle ginocchia, chiudi le ginocchia, sistema la postura, il Vajrasana. Da questa posizione la mano destra prende il ginocchio sinistro, la mano sinistra prende le stelle, il fianco sinistro, inspiro, raddrizzo la schiena ed espirando la spalla sinistra che si apre e facciamo una rotazione verso sinistra. Non dovete spingere tanto, ma è la mano destra che tiene l'attivazione della rotazione. Schiena dritta, spalla sinistra aperta, chiudi gli occhi e concentrati sempre sul respiro. Aiutati nella rotazione con la mano destra che attiva forte, molto bene. Respirate profondamente in modo ritmico e controllato. Rendete consapevole la vostra vita. Dinamicamente inspiro, torno al centro ed espirando effetto la torsione verso destra con movimenti controllati. Aprendo bene la spalla destra, ruoto la testa, chiudo gli occhi e la mano sinistra spinge per l'aiuto della rotazione. Schiena dritta, spalla destra aperta, molto bene. Respirate. Porto le mani sulle cosce, le spalle vanno indietro, il torace in fuori, il mento scende. Porta l'ombelico verso la colonna vertebrale, rimane un attimo nella postura. Da qui, inspirando, apro il torace, guardo verso l'alto con gli occhi, espirando, scivolo sul gluteo preferito, distendo entrambe le gambe in avanti. Nella postura allineo bene i glutei, faccio scivolare un po' le ginocchia su e giù, muovo un po' le dita che ci siamo seduti e da qua porto il piede destro sopra il piede sinistro. I talloni sono a martello, le mani le porto dietro il glutei e porto indietro un gluteo alla volta. Inspirando porto sulle braccia verso l'alto, espirando scendo, mi allungo il più possibile, aggancio ciò che riesco, poi da qua in mi riapro ed espiro giù. La fronte parallela alle tue gambe, braccia e gomiti rilassati, i talloni sono attivi e la fontanella vuole raggiungere i tuoi piedi. In Ardha Parshvottanasana, la metà della chiusura verso ovest. Un lungo respiro, rilassa le spalle e i gomiti. Cerca di concentrarti sempre sul tuo respiro.
da qui tieni l'aggancio, apri il torace, guarda su. Allungati, espirando sciogli la posizione, intrecci le dita, i palmi delle mani vanno su, i talloni sono a martello, spingi, in allungamento ruoti le spalle all'indietro, tieni l'allungamento, poi apri le tue braccia, porti le mani dietro i glutei in appoggio, porti l'ombelico, il mento per il torace, sollevi le tue gambe. E da qui cambi l'incrocio, scendi lentamente, inspiro sulle braccia, espiro, allungati in avanti, ti agganci dove riesci, inspiro su, espiro giù e allungati verso i piedi con la fontanella, gomito, spalle completamente abbandonate. E respiro. Entra la postura e allungati verso i tuoi abici con la fontanella. Rimanendo con l'aggancio, inspiro, mi apro. Espiro, sgancio, intreccio e su, talloni bene a martello, allungati, apri le spalle ruotandole verso l'esterno. Allungati, sempre di più verso il soffitto. Apri le braccia, mani dietro i glutei, sollevo le gambe. Unisco i piedi, piego le ginocchia, mi abbraccio e mi stringo forte. Con la testa crescente tra le ginocchia, stringetevi il più forte possibile nella postura. Ispirando mi allungo ed espirando le ginocchia vanno all'esterno, i talloni li porto bene vicino ai miei glutei, però i piedi cerchiamo di aprirli come se fossero dei tiri verso l'alto, poi da qua semplicemente raddrizzo la schiena su, le spalle vanno indietro, il torace viene fuori, il mento scende verso il torace, tieni la postura, respira. E devi sentire un allungamento che parte dal basso verso l'alto. Le braccia sono distese, i piedi aperti come dei libri. Respira profondamente in Baddha Konasana.
qua inspirando mi riapro, guardo in avanti, sgancio le mani, prendono sotto le ginocchia, mi chiudo, porto le ginocchia al petto, questa volta intreccio le dita in questo modo, porto le mani verso le caviglie e da qua incurvo la schiena con forza, portando il mento al torace, lo sguardo all'ombelico, poi chiudo gli occhi e tengo bene tutta la distensione della colonna vertebrale. È la posizione attiva, quindi spingi con forza, incurvando bene la schiena, nella postura. Inspirando appoggio l'addome, mi allungo su, espirando sgancio le mani, posiziono le mani dietro i glutei, scendo appoggiando gli avambracci, mi allungo, mi sdraio e posiziono i talloni vicino ai miei glutei, i piedi sono larghi e la larghezza dei miei fianchi, è meglio un po' meno che esagerare nell'apertura della pianta dei piedi. Tieni la posizione lenta. Ascolta un attimo il rilassamento della zona lombare portando attenzione all'allungamento e all'abbandono di tutta la schiena a terra. Da qui, senza rimboccare le spalle tenendo scapole e spalle a terra, inspirando porto il bacino verso l'alto, il bacino viene spinto con forza verso il soffitto, e l'ombelico viene spinto con forza verso la colonna vertebrale. Due forze opposte, una che spinge verso il basso, una che spinge verso l'alto. Tieni qualche respiro, senti Bandhasana, la costruzione del ponte. Da qui, espirando, snocciola la schiena partendo dall'alto e facendola scendere verso il basso. Poi la mano destra prende il ginocchio destro, la mano sinistra prende il ginocchio sinistro, le ginocchia si aprono un po' verso l'esterno, le porto le cosce verso l'addome tenendo scapole ben appoggiate a terra, spingo con forza, devo sentire bene l'allungamento della zona lombare a terra. Poi da qui unisco le ginocchia. Porto la mano destra all'esterno del ginocchio sinistro, il braccio sinistro si apre, il laterale sinistro, inspira ed espirando effetto la torsione delle mie ginocchia verso destra, poi nella posizione finale, non spingere, abbandonati completamente. Tieni la postura e abbandonati. Lascia. L'asana entri dentro di te dolcemente con l'uso del respiro. Inspira ed espira. La fronte rimane pallida al cielo. Sollevando i piedi, quindi prima abbiamo lavorato su parte del dorsale lombare e adesso un pochino più in basso verso il sacro. Espirando scendo con i piedini, inspirando ritorno e porto i talloni a terra vicino ai miei glutei. Braccia lungo il corpo, i piedi larghi alla larghezza dei tuoi fianchi, per favore allinea bene il tuo corpo, ascolta bene la postura e rimani qualche attimo. E ora
ancora come abbiamo fatto prima, inspirando, porto il bacino verso l'alto senza riboccare le spalle, scavo le spalle a terra, spingo il bacino su, porto l'ombelico verso la colonna vertebrale, inspiro e allungo, respiro e tengo la postura. Ed espirando, sciogliendo la postura dall'alto verso il basso, snoccio la schiena. Una volta a terra, mano destra, ginocchio destro, mano sinistra, le ginocchia si aprono in laterale, porto le cosce verso l'addome, scapolo e spalle a terra e spingo con forza per allungare tutta la zona lombare, dorsale, cervicale. Riporto di nuovo le ginocchia unite, la mano sinistra ora prende l'esterno del ginocchio destro, il braccio destro si apre in laterale, inspiro ed espirando effetto la torsione verso sinistra. Una volta che le gambe sono tutte a sinistra, abbandonati completamente nella postura, rilassandoti. Lascia che la torsione entri delicatamente dentro di te. E in profondità. Espira e lasciati completamente andare. Ispirando scendo, mi abbandono qualche istante e inspirando ritorno dolcemente riportando i talloni a terra vicino ai miei glutei. Le braccia lungo il corpo, palmi delle mani a terra, allinea il tuo corpo, sistema e ascolta bene il tuo corpo, il tuo respiro. Da qua inspirando. Porto il bacino verso l'alto senza rimboccare le spalle. Bacino in su, ombelico dentro. Tieni la posizione attiva, devi spingere talmente tanto il tuo bacino verso l'alto che senti i tuoi glutei che si stringono uno all'altro. Ed espirando, sciolgo la posizione dall'alto verso il basso, sgocciolando. Questa volta le ginocchia rimangono unite e porto le braccia ad abbracciare, porto la testa tra le ginocchia, mi stringo forte, mi strizzo, dondolo un po' a destra, un po' a sinistra. E alla prossima ispirazione scendo, mi sdraio e mi sistemo in shavasana, con le braccia leggermente aperte e gambe divaricate appena appena. Stringi con forza i tuoi glutei forti e lasciali andare dolcemente. Fallo per 2-3 volte e poi abbandonati per alcuni respiri, lasciando che il corpo acquisisca tutti i benefici della pratica, sia a livello fisico, sia a livello mentale, sia a livello di concentrazione.
a destra e a sinistra, vai sul fianco preferito e ti vai a sedere a gambe incrociate, come all'inizio. Raddrizza bene la schiena, il mento è leggermente reclinato verso il pavimento, porti le mani in Namaskar Mudra davanti alla Hatha Chakra, il torace viene fuori, le spalle sono indietro, gli occhi rimangono chiusi, la colonna vertebrale spinge dal basso verso l'alto. Grazie.